La cantina di Mogoro nasce nel 1956, è una cooperativa sociale che a tutt'oggi conta circa 250 soci viticoltori che lavorano circa 350 ettari di vigneti. Quindi quest'anno, proprio il 10 di giugno, andremo a festeggiare i 60 anni di attività e siamo molto contenti di aver raggiunto proprio quest'anno questo traguardo. Quest'anno però siamo usciti e ci teniamo a presentare in particolar modo con un Bovale Riserva, che è il Cavaliere Sardo, che racconta anche un po' quella che è la storia del nostro territorio, perché è stato anche vuole essere anche un omaggio a Leonardo Alagon e quella che è stata la battaglia di Uras nel 1470, dove appunto sotto Leonardo Alagon, quindi gli Arborea, sconfissero le truppe aragonesi guidate dal viceré Niccolò Carros, quindi una vittoria clamorosa che insomma rimane un po' nella storia di quella che è la cultura e tradizione sarda. Quest'anno abbiamo avuto una sorta di fusione tra il food e il wine festival, meno aziende, però io credo che sia stata molto più ordinata e noi personalmente abbiamo avuto dei buoni contatti e degli approcci importanti.